Prima di vedere il modus procedendi, quindi come si fa, dove si va, come si cerca, come si valuta, facciamo due piccoli calcoli matematici. Quando avrò individuato questo bene immobile, all'esecuzione sarà indicata la data in cui si potrà partecipare, avverrà la gara, l'incanto, e il prezzo base d'asta, cioè il prezzo minimo che deve essere offerto da coloro che sono interessati alla partecipazione. Da agosto 2015 è possibile offrire un prezzo anche il 25% più basso del prezzo base d'asta. Ipotizziamo prezzo base d'asta 60.000 euro. Si può offrire anche il 25% di meno. 6, 6, 12, 15.000. Quindi anche 45.000 euro posso offrire. Come lo offro? C'è un piccolo modellino, par compilato, nome e cognome, ci si allega un assegno circolare intestato al Tribunale di Roma Esecuzioni Immobiliari, pari al 10% del valore che offro. Si consegna e poi vedremo quello che succede. Partiamo da questi soldi. Allora, quindi al prezzo di aggiudicazione, ipotizziamo che io mi aggiudico l'immobile, il prezzo di aggiudicazione sarà quello che avrò offerto io, più gli eventuali rilanci se ci sono stati, che poi ricordiamo che i rilanci vengono fissati dal giudice, l'intervallo minimo di rilancio che può essere offerto viene stabilito dal giudice, può essere 2.000, può essere 5.000, non è che io faccio più 1 euro, più 2 euro. Comunque, ipotizziamo, me lo sono aggiudicato a 60.000 euro, facciamo un'ipotesi. C'era un prezzo vero offerto, o sono da solo, oppure con altri e avvengono dei rilanci. Comunque, ipotizziamo che io me lo sono aggiudicato a 60.000 euro. Non si paga nessun notaio perché il titolo viene attribuito all'aggiudicatario, quindi la proprietà, con un decreto gratuito del giudice. Un pezzo di carta in cui il giudice scrive che te lo sei aggiudicato. Non si paga il notaio, ma si paga l'imposta di registro allo Stato. L'imposta di registro allo Stato, se è prima casa, è il 2%. Se è seconda casa, il 9%. Di che? Si prende la rendita catastale, che è quel numeretto che trovi nelle visure catastali. C'è scritto in piccolo anche sull'atto di provenienza dell'immobile, cioè l'atto del notaio che precedentemente ha venduto all'altra persona in passato. C'è questo numeretto, rendita catastale. Se è prima casa, io facciamo l'esempio che questa rendita sia 400 euro. Le rendite vanno da 200 a 1.500, a seconda poi del tipo di immobile, euro, si calcolano in euro, l'unità di misura è l'euro. Prendo questa rendita, ipotizziamo 400 euro di rendita catastale di quell'immobile. Se prima casa, il moltiplicatore è 105, quindi prendo la rendita, 400 euro, moltiplico per 105, vediamo quanto viene. A questo valore che ottengo, se prima casa, devo considerare il 2%, lo divido per 100, lo moltiplico per 2, quella è l'imposta che va allo Stato. Se è seconda casa, prendo la rendita. Il moltiplicatore non è più 105, ma aumenta a 126, quindi prendo la rendita per 126. A quel valore che ottengo, applico il 9%, che è l'imposta in questo secondo caso. Insomma, parliamo di se fosse seconda casa, su quella cifra, non ho fatto i conti, saranno 4.000 euro circa. Ma è molto semplice fare il calcolo. Quindi io devo innanzitutto considerare questa somma in più, l'imposta di registro, che va pagata però dopo in un'altra modalità, perché prima avverrà il saldo del prezzo al tribunale, poi in un altro momento, attraverso l'F23, si paga l'imposta di registro. No, F24. Si va in banca, si compila, si consegna e si paga in maniera molto semplice. Vedremo che è importante fare questo pagamento, altrimenti poi non si può andare a fare la trascrizione del decreto in conservatoria, ci sono degli step ordinati. E
E qui abbiamo detto che non c'è il notaio, si paga questa imposta di registro. Se è seconda o se è prima, o se è prima casa, varia in maniera significativa. La trascrizione del decreto, che cos'è? Una volta che c'hai questo decreto in mano, deve essere trascritto fisicamente nei registri immobiliari della conservatoria. La conservatoria è un grosso palazzo con tutti questi registri, con tutte le carte d'identità di ogni casa, foglio, particella, sub, e i titoli, le proprietà e tutto quello che è accaduto su quell'immobile. E deve essere trascritto in quel luogo là. Inizialmente vi vedrete richiesta una somma di 729 euro per trascrivere questo decreto, ma questa somma è eludibile perché nessuno vieta al singolo di recarsi personalmente in conservatoria e provvedere alla trascrizione del decreto. Non è facile, ma vedremo poi nel settore modus procedenti tutte queste cose come si faranno. Ora stiamo soltanto facendo dei calcoli. Quindi 729 euro risparmiate. Poi si paga una tassa. Due imposte, una si chiama imposta ipotecaria e una imposta catastale, 50 euro e 50 euro, 100 euro, prezzo di aggiudicazione, che è il prezzo offerto più i rilanci, imposta di registro 2,9% con diversi moltiplicatori e 100 euro imposta catastale e imposta ipotecaria. Fatto questo, ricordiamoci che quell'immobile acquistato all'asta è stato reso oggetto di pignoramento. Quindi nei registri immobiliari si è scritto che quell'immobile c'era un'ipoteca di una banca e quindi è stata fatta un'esecuzione e un pignoramento. Li devo cancellare, no? Perché gli immobili acquistati all'asta vengono venduti liberi da qualsiasi trascrizione o iscrizione pregiudizievole per l'aggiudicatario. Per cancellare l'ipoteca e conseguente pignoramento costa 329 euro. Anche lì l'ho fatto personalmente io, si può fare, non è difficile, basta conoscere come. Però in questo caso questi soldi vengono restituiti perché sono a carico della procedura. Quindi il giudice nel compilare il piano di riparto, cioè i soldi che prende, chi paga, dove li mette, fa tutto un bilancino, anche del creditore, eccetera, vengono restituiti nel conto corrente personale dell'aggiudicatario questi 329 euro e quindi non li consideriamo. Importante invece IMU e ICI. Sono quelle tasse che, a differenza di quelle elencate finora, che sono dovute una tantum, quindi l'imposta di registro la do, la metto nei costi e la levo. E il decreto non mi costa registrarlo perché lo faccio da solo, il prezzo lo devo pagare, e la trascrizione la cancellazione del pignoramento me lo ridanno, non la considero, l'IMU e l'ICI si paga ogni anno, quindi è un pagamento periodico che dovrò considerare ai fini della valutazione della rendita. Quanto è l'IMU e quanto è l'ICI? Se è prima casa, con tutto il casino che hanno fatto, mi pare che oggi siamo certi, l'IMU prima casa non si paga, soltanto ICI. Se è seconda casa si paga IMU e ICI ed è un bel salasso. Come si calcola? A parte credo di fare dei video più specifici su questi argomenti, però vabbè, in termini generali si calcola così, IMU e ICI. Si parte dalla rendita catastale, sempre col numeretto che troviamo nelle misure ipotecarie catastali relative a ciascun appartamento. Ipotizziamo 400 euro. Per calcolare IMU e ICI bisogna moltiplicare questa rendita per 1,05 e poi per 160. Otterrò un numero e da questo numero dovrò calcolare l'IMU e l'ICI nella misura di, ipotizziamo seconda casa, 0,2 per 1000 nel caso dell'ICI. Quindi io cosa farò? Prenderò questo valore che ho ottenuto, ripeto, rendita per 1,05 per 160. Applicherò il 2 per 1000, quindi faccio diviso 1000 per 2, quello è l'ICI. Per quanto riguarda l'IMU è lo 0,9, quindi lo stesso valore diviso 1000 per 9. Se è prima casa soltanto ICI. Non so se è chiaro, però poi magari lo approfondirò meglio. Ipotizziamo che qui su per giù, su una rendita, ipotizziamo una rendita di 600 euro, butto lì un numero, se seconda casa ci dobbiamo mettere circa 900 euro all'anno che si pagano metà giugno e metà dicembre. Quindi questo è un altro costo da considerare. L'ultimo costo da considerare è la tassa sul contratto di locazione. E qui abbiamo una importantissima novità. Se noi ci avvaliamo in fase di registrazione,
della cedolare secca e congiuntamente della soluzione del canone concordato, che vedremo poi come si fa, eccetera, in ambito di modus procedendi, che tratterò dopo, una cosa un po' complessa, avrò la possibilità di pagare il 10% di tasse. Ipotizziamo che lo metto in locazione a 500 euro al mese, 50 euro al mese vanno di tasse, all'anno 600 euro. Quindi 600 euro all'anno di locazione, tasse, 800 euro di IMU ICI sono 8 e 6. 14, 1.400 euro l'anno, fisse ogni anno, non una tantum. Quindi quando valuterò l'investimento dovrò tenere conto che 1.400 partono fisse. Poi ci saranno ovviamente le spese dell'appartamento che normalmente vanno a carico dell'inquilino, quindi condominio e utenze. Possiamo anche mettere qualche valutazione su spese straordinarie a carico del proprietario e lì magari potremmo mettere un valore casuale. Quindi, prezzo di aggiudicazione. Allora, partiamo dal prezzo base d'asta. Verrà offerto un prezzo da parte mia interessato. Ovviamente io già so che potrebbe esserci una gara con dei rilanci e è fondamentale pormi un limite prima di partecipare. Allora, questo appartamento prezzo base 60, per effetto della nuova legge posso offrire 45. Ok, offro 45. Qual è il rilancio minimo che ha fissato il giudice? 2.000 euro. Ok, 2 per 5, 10. 40, 2, 5 rilanci da 2.000 euro fanno 10.000 euro. Quindi 45.000 euro il prezzo che voglio offrire, più 10.000, 55. Io più di 55 non vado. Oppure più di 50 non vado. Stabilirlo a priori, altrimenti diventa un gioco d'azzardo, ci si incaponisce, lo voglio, rilanci, rilanci, alla fine vai fuori convenienza. Quindi, prezzo di aggiudicazione, che sarebbe il prezzo base offerto più rilancio. Preso questa somma, bisogna aggiungere l'imposta di registro che l'abbiamo calcolata. Poi le altre cose che abbiamo tolto non le ripeto. Imposta catastale, imposta ipotecaria 50 e 50 euro, ICI, IMU, tassa sul contratto, tutto sommato viene fuori una somma e su quella, in base all'affitto, in base al canone di affitto che ho stabilito, devo calcolare se la rendita arriva al 7 o all'8%. Potremmo anche fare un esempio, magari in un altro video, ma questo è in essenza massima la valutazione di carattere obiettivo economica che bisogna fare quando si vuole acquistare all'asta.